If I was young, I'd feel. L'incontro con Dio può essere in qualsiasi luogo. Io lo vivo anche fuori dal tempio. Io amo il mio paese. Ringrazio mio padre che ci si è fermato, quindi ci vivo. A casa è calore. Il calore è quando tu magari hai trascorso tutta la giornata fuori. In casa è mente il viaggio, mettersi in cammino. La tomba non è vuota, cioè il vuoto non esiste. Ho vissuto l'esperienza della separazione, dello stare insieme e non tollerarsi. È stata, cioè io da bambina l'ho vissuta malissimo. Quando mi sono svegliata la bambina non c'era e lì è stato un dramma fortissimo. Ci sono state delle scosse di terremoto veramente grandi dalle quali non mi sono ancora ripresa, ci saranno ancora. Cioè perché se tu gli dici, c'ho fame, ti dicono, ok, ti offro la colazione, a me mi costa di più che darti 10 centesimi. E tu mi dici no, voglio i soldi, io a quel punto se permetti io hanno una capra. Persone che lì per lì hanno forse un po' perso anche la speranza. Un po' perso la voglia di ricominciare, ma... Da poi a non avere più paura della diversità, perché capisci che quella è solo la forma che è diversa, che però fa un po' paura. Quindi mi viene spontaneo fare un sorriso per andare incontro all'altro. Grazie a, no, alle altre persone che sono state vicine, ti ha dato quella forza di reagire e di trovare quel... che non è neanche fatto proprio, no, scientifico e razionale, che tu ti spieghi. Me l'abbraccerei, io assolutamente, me l'abbraccerei tutte e due le mie figlie, le accoglierei, me l'abbraccerei strette strette, però così trovo una soluzione. Andiamo avanti, sempre, sempre. E poi posso io essere quelle braccia, quegli occhi, quelle labbra, quel cuore, che ti può dare sollievo?